Oggi Airworld non c'è. Vabbè, dai. Ci provo. Ultimamente le daily stanno facendo un po' schifo, quindi. Ci torno dopo per la course room, onestamente. Ok, non male. Conteggia intorno a utili, 5 monete sono utili. Allora, idealmente oggi dovremmo arrivare fino a Delirium. Idealmente. Questo vuol dire che dobbiamo fare Ash. Per forza. Ok, sto prendendo troppi danni, non va bene. Perché mi secca terribilmente questa stanza, quindi mi sto. No, vabbè, non ci torno. Indietro posso farne a meno. Ottimo. Vabbè, posso farne a meno, ma non vedo perché farlo. Mi vado a prendere. C'è una stanza piccola tra l'altro, quindi qualsiasi cosa ci sia rischiamo. Questo fa solo una carica però straveloce, non so come ho fatto a evitarla prima. È una stanza veramente inusuale, cioè un combattimento inusuale in generale. Cazzo, si è infilato qua dentro. Mamma mia. Madonna mia, che brutta situazione. Ok, nessun regno si è avvicinato troppo. Momento di velocità e shot speed. Allora, chi c'è in chat che potrebbe palesarsi? Vediamo la lista degli spettatori, 3 spettatori. E risulto solo io, benissimo. Non funziona un cazzo. Pillola è stata inutile. Destruction è un po' inutile per il momento. Anche se lo potrei usare qua. O meglio ancora qua. Ok, è successo qualcosa. Quantomeno abbiamo trovato delle bombe. È una moneta. Però qui c'è una roccia tinta. Questa ci serve. Vaffanculo. Vaffanculo anche a te. Non ho chiavi. Ok, non ho chiavi, quindi problema non c'è. Potrei cercare qui magari qualcosa. Tutto tranne quello. E qui. Niente roccia, niente stanza segreta. Super segreta. E mi conservo la bomba, sapete che vi dico, me la conservo. Non è una buona situazione. Però se riesco ad uccidere una di queste, avveleno l'altra. Purtroppo la catena si interrompe lì. Va bene.
Abbiamo trovato il boss. Dai, 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 dai. Ha funzionato. Abbiamo una roccia tinta. Ok. Va bene anche così. Preferisco farmeli in quest'ordine. Almeno abbiamo il range. Non è buono, però possiamo utilizzarlo. Sì, in realtà possiamo farne qualche utilizzo interessante. Quindi, ok, questa è stata un'operazione molto, molto precisa, devo dire. Va bene. Andare il boss. Ok. Sta andando un sacco bene rispetto all'ultima volta che l'abbiamo combattuto questo, cioè nella daily scorsa. Magnifico. È letteralmente magnifico. Non ho chiavi. Sì. Abbiamo una chiave. Per un Ace of Spades, che in realtà sono altre chiavi, quindi non mi posso del tutto lamentare. Però adesso non ho più bombe. Quindi non è un grosso problema. E so già che se muoio comunque non perdo, quindi è ottimo. A parte il perdere tempo, va bene, tre chiavi me le prendo. Mi conviene morire. Moltiplicare il mio danno così.
È la cosa più sensata da fare. Poi posso entrare al negozio. Ma me lo sentivo che ci sarebbe stato giusto questo, che non capita mai. Si sta trasformando in una replica della run precedente. Perfetto. Allora mi serve tutto. Grazie. E poi... aspetta, la mettiamo dall'altro lato così non rischio di rirollare. Perfetto. Poi ci prendiamo Hive Mind. Vediamo cosa ci esce. Ottimo. Però vediamo cos'è sta carta. Joker, come temevo, non vale la pena usarlo subito. E basta, posso andare avanti. Non vale la pena usarlo subito, anche perché noi il patto l'abbiamo già visitato. Quindi me lo conservo, è stato ottimo prenderlo. Ok. E lì non ci entro, sarebbe stupido. Ok, il danno è parecchio buono. Non mi posso lamentare. Non vale la pena rischiare per il momento. Non so cosa è successo, ma va bene. Allora, mi serve questo cuore. Mi serve uccidere questo tizio. Avrei dovuto prendere quella cazzo di... quel cazzo di oggetto. La giara. Non ho pensato a quanto mi servisse sul momento. Però l'avrei dovuto assolutamente prendere. Va bene, esploro un altro po'. Abbiamo chance di patto abbastanza basse. Abbiamo una carenza di un po' tutto come al solito. Allora, visto che trovo improbabile di riuscire a fargli rompere la roccia tinta, mi affiderò alle bombe che immaginavo avrebbe droppato. È una pillola. Perks, buona per il futuro. Buono sapere che esiste. Allora, Nico, se ci sei batti un colpo, perché dopo praticamente io mi farei anche Reventure. Male. Ininfluente. Non lo dico solo per accalappiarti, era una cosa che avevo già pensato in realtà. Ok, questo è il momento. Non ci è voluto molto, però va bene. Non abbiamo più chiavi e non abbiamo modo di prenderci il patto se dovesse uscirci. E a questo punto, ok, molta grazia direi, parecchia grazia. Che run potentissima, porca troia, 23 di danno c'ho. Dottore, sto giocando Bioshock Collection. Sono al primo Bioshock ora. Come ti sta sembrando? Io li ho giocati tutti. Porca puttana. Quanta potenza. Allora, se mi escono due cuori blu, io qualcosa me la prendo. Cazzi. Assolutamente cazzi. Peccato.
peccato, però non mi posso nemmeno lamentare, la run è strapotente anche così. Anzi, con tutti questi soldi varrebbe la pena andare al negozio. E poi andiamo alla stanza segreta che ho appena aperto. Poi non mi conviene rischiare a comprare la carta. Non penso, almeno. Eccola qui. Non me la merito, lo so, però il gioco è stato magnanimo. Con questa run fa il culo ai passeri, dottore. Non ho mai sentito questa espressione, però sono d'accordo. Va bene, posso andare. Cazzo, ho perduto altro tempo. Sono un po' in ritardo, quindi mi devo affrettare. Però sono molto tranquillo per quanto riguarda le mie possibilità offensive. Pandora's Box. Cosa fa la Pandora's Box? Mi si è impallato il gioco, un attimo. Ok. Ok, mi dà 4 soul art, perdonate l'attesa. Però dovevo controllare, perché in realtà non aveva senso controllare, perché comunque mi sarei dovuto portare l'altro oggetto a prescindere. Un attimo che recupero la chat. Mi piace molto l'atmosfera, la trama nascosta è molto intrigante, il combattimento è figo, gli effetti sonori inquietanti al punto giusto. Non so se mi piace molto, apprezzo il gioco e il suo mondo. Sono completamente d'accordo tranne per il combattimento è figo, perché sinceramente il combattimento di Bioshock io non lo trovo particolarmente figo. Sì. Mi piace il mondo, sì, senza dubbio, però ok, avere le mosche è servito. Il combattimento, cioè il gameplay in generale, è migliorato nel 2. Valga la pena fare. Do un'occhiata qua. Molto bene. Molto, molto bene. Però sono in ritardo, devo accelerare. Ok. Non vedo perché dovrebbe essere un problema. Non spero. Per il momento non lo è, ma un giorno potrebbe esserlo. Ma quel giorno non è oggi.
con una fortuna così alta. Vabbè, 3 non è tantissima, però insomma. Allora, mi piacerebbe la copertina in realtà. Mi piacerebbe. Però non so se riesco a prenderla. Mi sa di no. Posso uccidere questo tizio giusto per provare. E così sia. Ok, c'è un contro ad averlo preso che fallisco. Cazzo, ho droppato una pillola. Spero che non mi abbia sovrascritto la carta. No, l'ho droppata a terra. Ok, abbiamo il tempo di farlo. Il mio primo sparatutto da GoldenEye. Il 2 com'è? Il 2 è molto simile al primo, però fatto meglio. Sei un Big Daddy. A livello di storia è carino, però non è scritto dall'autore originale, quindi potresti anche considerarlo uno spin-off in quel senso. Wow, comunque questa run. Comunque sì, è il gioco brutto, Simone. È sempre lui. Per la prima oretta. E se non mi spiccio qua, è un problema. Mi sono tenuto la carta Joker che forse avrei dovuto usare, però sono anche di fretta. La cappa è buono, Infested è buono. Devo farmi 2 boss. Dovrei avere il tempo se li trovo. Questo è buono, sì. Momento di Tears. Non so se sia stata una buona idea. Abbiamo ancora qualche minuto. Abbiamo trovato il boss, ok. Il primo boss è qua. E di adversari non è un problema perché siamo qui come la merda. Adesso siamo anche peggio. Wow, 40 e passa di danno. Aiuto. Non sono degno. Io non sono degno di questo potere. Ok. No. Devo solo ricordarmi di andare se mi avvicino troppo al 20° minuto. Ma non sembra proprio un problema, stiamo arando tutto quanto proprio. Non dovrei prendere le pillole, non dovrei rischiare più arrivati a questo punto. Cos'è? The Stars. Per uscire dalla boss rush? Mi piace come idea, ok, sì. Stavo parlando con me stesso, eh. Sì. Cazzo, no, non ho messo pausa, ho premuto il tasto sbagliato. Questo è un problema, ho perso secondi preziosi. Però in realtà avevo già deciso di andare da mamma. E non importa. Non importa, madonna. Mi sono distratto terribilmente a guardare la chat e non mi ero reso conto di non aver messo pausa. Va bene. Focus. Dunque, il patto c'è uscito, è Krampus, ci dà la testa, non ci serve, i soldi sono più utili. Per il momento non mi servono nessuno dei due, questi due fanno schifo, ma questo non è malissimo, quindi lo posso prendere.
Devo stare attento a queste dometti, è meglio se le faccio saltare il prima possibile. Questa run è veramente disgustosamente potente. Manco The Blot è un problema. Non so cosa ci sia. Ok, direi che sono in modalità autopilota. Funziona parecchio bene il tutto. Cioè, tipo 60, abbiamo 30 di danno base, possiamo arrivare fino a 60. E io che mi preoccupavo di skippare la boss rush. Porca troia. Ok, ci voleva una run così, una daily non terrificante. Magari un po' all'inizio è stata dura, però è decollata a un certo punto proprio fuori controllo. Ammazzo i nemici totalmente in fretta che mi scordo di usare la giara. Ok. Lo potrei prendere per un calo di range. Però me lo fa abbassare drasticamente. Io ce l'ho buono in ogni caso. Ok, no, non è così grave, si può fare. Torniamo a noi. L'altro oggetto è... Gemini. Ma io direi che ne posso anche fare a meno. Magari troviamo modo di rirollarlo. Ok. Sacco sex. Non è male. Quello è buono, mi piacerebbe potermelo permettere. Vediamo se ci riusciamo. Torniamo a prendere Joker prima di lasciare il piano, assolutamente. Questo perché ogni monetina è preziosa e il tempo adesso non è più questo problema assurdo. Ok, questi sono soldi. Questi sono soldi. Un po' preso dalla partita. Perché finalmente ha preso la giusta direzione. Niente cuoricini? Ok. Joker è qua, giusto? Sì, è questo. Quindi... Ah, a posto! Ok, si è attivata Guilty Cross, quindi guadagneremo più del previsto. Ok, adesso possiamo permetterci quell'oggetto che volevo. No, il negozio è dall'alto... Ah no, di là, porca troia. Non ho tutto il tempo del mondo, però ho un bel po' di tempo. Stopwatch, questo è buono. È buono, mi aiuterà, sì. Ora se riesco a ingoiare il mio amuleto preferisco. Perfetto. Esattamente quello che è successo. Va bene così. Direi che posso andare avanti. La carta ce l'ho.
Un amuleto in più l'ho trovato, non che serva a granché, però ce l'ho. A questo punto vi potrei anche fare questa stanza qui. Vabbè, non serve a granché perché abbiamo già un moltiplicatore di danno che è il fungo, quindi in realtà non è niente di che, però ce l'abbiamo. Delle trollbombe, onestamente questo qua è un pochettino meglio. Don't swallow it. E se invece lo ingoiassimo, cosa accadrebbe? Immagino nulla, però sarebbe carino se ci fosse una qualche interazione. Posso andare, posso andare. Dottore, sta perdendo tempo. S perché sono talmente potente che il tempo non mi preoccupa così tanto. Cioè, quanto ci metto a superare ogni singola stanza? Pochi secondi. Se esagero, ovviamente mi perdo Ash, però per il momento non sembra un rischio. Ok. Quindi Cheo Farce non mi serve. Joker sì. Non è tempo perso se mi porta un guadagno di punti. E se arrivo da Ash lo stesso. Forza. Questo è tempo perso, vedi? Il boss l'abbiamo trovato. Usiamo Ansuz, così vediamo meglio il piano. Questo lo possiamo usare. Ok, non mi interessa. Abbiamo le chiavi, quindi posso farlo. La stanza del 4 per il momento è inoffensiva, ma potrebbe tornare utile più avanti. Poi su Steel, perché cerchiamo di andare di corsa perché vorrei visitare assolutamente la stanza segreta per aumentarmi le chance di patto. E non è andata così, però almeno ho preso dei soldi. A questo punto diamo un'occhiata anche qua. Ok. Questo per i punti è utile. Sì, però avrei preferito qualcosina di più come ricompensa. Va bene. Andiamo al prossimo piano. Ok, questo lo voglio rirollare, non mi sembra un granché. Dal patto ci voglio andare. Gimpi, onestamente non mi sembra che valga la pena. Non prevedo di prendere danni. Vado un attimo sul 4. Otteniamo un altro amuleto. Sì. Ok, non abbiamo maledizioni. Perfetto, uno. Così posso entrare qui dentro. Ne può valere la pena, però dobbiamo affrettarci il tempo. Beh, anche solo per questo patto ne vale la pena, secondo me.
chiave la posso prendere. Sto spaccando veramente tutto. Vedi che perdere tempo non è una cosa così preoccupante. Va bene. Nessuno di questi mi sembra fortunato, quindi mi tengo le monete. Ahi. Primo danno della partita, forse, non lo so da quant'è che non prendevo danno. Ok, abbiamo trovato il boss. Fatto è assicurato e rimarrà anche aperto. Ok, mi piace questa cosa. Ok, abbiamo un pochino di tempo, se ce lo gestiamo bene forse otteniamo qualcosa di più. Polso stile, ok. Balls of steel. Il burro non ci serve. Io non so che cosa mi può dare, però adesso sono curioso. No, un'altra siringa non mi serve, sono a posto così. Mi prendo Dark Bomb giusto perché c'è. Mi ha pure rimborsato nel tap, va bene. Quindi il tempo è diminuito tantissimo. Dunque io sinceramente dovrei proprio andare. Ci facciamo l'ultima stanza. L'ultima stanza. La penultima stanza, entriamo un attimo qui dentro. Scappiamo alla velocità della luce, che adesso sto veramente esagerando proprio. Avessi avuto una maledizione non l'avrei fatto, andiamo a farci Ash. Dai, con 7 secondi di anticipo. Che merda sto negozio. Ok. Sinceramente non credo che mi serva nemmeno usarla. Questo non è male affatto. Trasformazione in mamma ottenuta, quindi anche prendere il reggiseno non dovrebbe fare alcuna differenza, però tanto l'altro non ci serve. Sacco di soldi che non spenderemo mai. The Magician, ce lo usiamo da Ash. Pretty Fly è buono. Possiamo uccidere anche lui, vabbè. Ci si fa Ash e poi si va da Delirium. Non si vede una mazza. Stavo notando. Però sta andando. Appena mi genera, ecco. Ci rifacciamo le mosche anche noi. Sono cazzi suoi. Non stiamo frizzando in continuazione.
queste mosche però potrebbero fare qualcosa. Cioè, andassero all'attacco. Ecco, così. Ecco, porca troia. Ok, stavo per dire abbiamo ancora l'alimento. È deceduto. Delirium non mi preoccupa molto in realtà. Siamo abbastanza OP, abbiamo spaccato Ash. E abbiamo pure un modo per fuggire dal combattimento contro Delirium, quindi entrerò in tutte le boss room che vedo. A volte ho la sensazione di prendere danno, ma poi non lo sto prendendo. È strano. Satana non può nulla. That's key. A meno che non ci sia niente. Infatti, non esiste. Devil, no. Non serve a nulla la pala. E abbiamo già un oggetto attivo buono. Ai. Danno. Ho fatto bene allora a non leggermi niente su questa daily, quindi almeno ho avuto il piacere della sorpresa. Si è un po' buggato, ma va bene. Glitchato per la precisione. Ancora niente.
niente di dirium. 10 bombe, penso che ne valga la pena. Tentazione di usare una di queste 10 bombe adesso, ma facciamo in meno. Questo ovviamente non è delirium. Altre bombe, va bene. Stanze molto facili, direi. Forsaken. La bussola non ci serve più ormai, inutile prenderla. Siamo arrivati. Sapere la posizione dei boss è indifferente, li devo asfaltare tutti comunque. Secondo me qua c'è la stanza segreta. Così è pure inutile la carta demon. Mi sa che delirium è qui. Balzo steel. Basta, no, quella non la prendo. Infatti ce lo possiamo fare tranquillamente dopo. Adesso sappiamo che è lì a sinistra. Ok, cosa manca da esplorare? Qualche stanza lì sotto. No, questa l'ho fatta. Abbiamo esplorato tutto quanto. Va bene. Questo è il momento. Se riesco a pietrificarlo mentre è nella sua forma normale, gli riesco a fare un sacco di danni, sicuramente. Però anche così sta andando bene. Ok, è andata molto bene lo stesso, direi. Direi una run da manuale. Tredicesimo. Wow.